Benvenuti sul canale Non Aprite Questo Blog. Oggi siamo qua a fare il consueto unboxing delle uscite di Midnight Factory in un video. Con me c'è Oxripper, dai, c'è Oxripper. Ciao, no, posso spaccare anche questo pezzo? Spacca, no, bravo, spacca. No, così vedi cosa c'è. No, no. Che caro Ox è l'unico che non sa cosa c'è dentro. Quindi avremo una vera reaction. Tra l'altro, alla fine del video facciamo vedere anche i titoli di quelli che non riguardano l'horror. Perché dentro c'è anche la roba di Nargazmo. Non guardare. Non guardo, non guardo. Primo titolo. Ah, beh, subito con la bomba. Downrage. Ah, bene, io non so niente, spiegami tu. Allora, ho visto il trailer, è una bomba. In realtà la storia è molto semplice, no? Ci sono questi ragazzi che vanno a fare un viaggio e lungo l'autostrada bucano la gomma, poi scoprono che in realtà la gomma non si è bucata da sola, ma gli hanno sparato. E poi da lì inizia un tiro al bersaglio in cui loro, insomma, c'è qualcuno che gli spara, Ah, tra l'altro selezione a stinger, quindi. sì, e infatti spesso poi la Midnight va a pescare dei film che non sono sicuramente mainstream, però che comunque si sono fatti È notare in giro. sicuramente un film che è stato ai festival più importanti del Esatto. genere. Il regista è. No, tu sei più bravo in giapponese. Ma è giapponese. Oddio, si apre la porta! Assumi Allora, giapponese. chi è questo? Secondo me è quello che legge Ryuhei Kitamura. Ecco, Ryuhei Kitamura che ha fatto un sacco di film, alcune robe un po' che piacciono, un genere che piace un po' a te, no? Godzilla. Godzilla addirittura. Ah, ha fatto Godzilla Final War. È quello che ti Ah, dicevo. ho capito, ho capito. Che è il film per celebrare i 50 anni di 80 anni di Godzilla. Godzilla. Regista giapponese importante, comunque. Dici? Perché, eh sì, perché Godzilla Final War è famoso perché tipo. Vabbè, comunque il regista è lui, quindi non è proprio uno sfigato, anzi, speriamo sia bello. Faccio vedere la copertina. Via il prossimo! Via il prossimo! A caso. Bunker of the Dead. Titolo un programma. Allora, questo, ho visto il trailer, si vede comunque che è un film a low budget. Beh, bellissimo, Hitler È zombie. bellissimo. Richiama un po' Death Snow. Anche Iron Sky, quel robe lì. Zombie movie di Matthias Holofeich. Questo è tedesco, allora. Uscito nel 2015, poi è una trasposizione praticamente cinematografica, diciamo, prende liberamente spunto da Castle of Wolfenstein, praticamente. Ah, ok, ho capito. Quindi questi due ragazzi vanno, scoprono che c'è una base militare tedesca nascosta da qualche parte e vogliono andare là, insomma, a scoprire cosa c'è dentro, a cercare se ci sono dei soldi, insomma, se c'è un tesoro, eccetera. E ovviamente troveranno zombie, nazisti, cose così. Ed è girato con la tecnica della GoPro messa in point of view, quindi soggettiva. Ah, tutto così è fatto? Sì, è fatto tutto così, quindi Tipo tipo hardcore Henry? hardcore, esatto. Quindi interessante, poi vabbè, a livello di trama sicuramente non sarà molto profonda. Poi Wax, ecco, Giusto? Dico bene? Wax c'era, sì, perché mi sembra che sia ambientato in un museo delle cere. Praticamente, tieni, così tu Grazie. intanto scruti. C'è un film spagnolo del 2014 Museo di delle Victor cere. Matellano, questo giornalista che va, non so per quale ragione, perché poi le sinossi dei film non è che si capiscono sempre, quindi va per qualche ragione a fare un lavoro lì al Museo delle Cere e scopre che praticamente dietro questo Museo delle Cere c'è, ma succede di tutto, cose molto macabre, ma cose molto brutte, insomma. Ma non è un remake, perché La roba che ha a che fare col cannibalismo. mi sembra che esista il Museo delle Cere come film horror, Come dico per non so se eresia. questo sia il remake di quello. Tra l'altro, io rido che sono un cinico. Tra l'altro, siccome si è visto in tanti video, è stato citato e tirato in ballo tante volte, lo faccio con un sorriso, poveraccio. Poveraccio. Purtroppo è morto il mio gatto, quello che è tanto insultato negli altri video e che ho minacciato di uccidere, ma vi assicuro che non sono stato io. Purtroppo era anziano e insomma ci ha lasciato. Vediamo se ritorna come il gatto di Pazzi Cemetery. Metri. Esatto. Ok, ah, poi qua allora non so perché l'hanno messo insomma nelle categorie horror, eccetera. 2307 Winter's Dream, in realtà è uno sci-fi. Cavoli, tanti tanti festival è stato. Allora, non è un horror, però è finito dentro, quindi ne parliamo. Nel 2016 di Joey Curtis,
La sinassi dice: in una terra ormai ghiacciata e inabitabile, i pochi sopravvissuti vivono sottoterra, utilizzando umanoidi in grado di resistere alle temperature esterne. Uno di questi decide di guidare una ribellione contro gli umani, quindi insomma roba un po' alla Dick, alla Philip Dick, cyberpunk. Beh, magari ultraviolento. Cioè, magari esatto, non è horror, però è molto splatter, quindi diciamo tocca certi temi. Comunque lo guarderai e poi ce lo dirai. Ecco. Oh, Dementia, questo film lo dedichiamo a tutti i terrapiattisti che sono un film di Dementia simile. Allora, io ho una chicca da dire su Dementia. Vai. E poi vado a vedere, no? E mi ricordo che c'era un film che si chiama Dementia, che è una figata. Cioè, io non l'ho visto, però avrei voluto vederlo perché dietro c'è una storia fighissima. Comunque esiste un Dementia, quindi si chiama uguale, del 1955. Intanto non si sa chi sia il regista, nel senso che si sa il nome, ma non si sa chi sia. Si chiama John Parker. E ha realizzato questo film da solo, perché la sua segretaria gli ha raccontato il sogno che aveva fatto. Quindi lui ha realizzato il sogno della sua segretaria. È un film horror abbastanza onirico, abbastanza angosciante. La cosa veramente curiosa è che prima di poter essere proiettato ha subito 11 processi. Per l'epoca era troppo strano, troppo, sai, lo strano. Sì. Sempre lì, tutti lì col dito, sei strano. Insomma, scene disturbanti, cose così. E quindi no, che cazzo c'entra un cazzo, si chiama solo uguale a... Invece questo Dementia racconta la storia di un veterano di guerra, che è ormai anziano e diventa, insomma, gli viene la demenza senile, e viene assunta un'infermiera per curarlo. E poi si scoprirà che, insomma, questa infermiera non è tanto giusta. Mi potrebbe venire in mente Misery. Il film del 2015 di Mike Testin. L'ho visto il trailer, è abbastanza curato come film. Tu non guardare. Non guardo, qualcosa ho visto. Ah, questa è una figata. Dead Within. Allora... La paura è contagiosa. È un film del 2014... di Ben Wagner, sì. E praticamente in seguito a un'epidemia un uomo e una donna sono sopravvissuti grazie, insomma, al rifugio in cui si sono... Nascosti? Esatto. Insomma, dopo un po' inizia a mancare cibo, inizia a mancare cose, inizia anche ad avere problemi con quello che c'è fuori. Per cui, insomma, ormai i film di apocalissi, zombie, infetti sono all'ordine del giorno. Questo però, anche questo qua, ha un trailer molto convincente, quindi sicuramente vale la pena almeno iniziare a vederlo. Ah beh, cavoli, sembra molto interessante. Non diceva così anche una canzone di Rovazzi? Molto interessante. C'è anche lo stacchetto, mettici lo stacchetto. Ce lo mettiamo. Tutto molto interessante. È tutto molto interessante. Poi, Body. Come Patrick Swayze in... Vabbè. In Point Break. Perché? Si chiamava Body lui di nome. Ah, si chiama Body? Body. Ma non ho scritto... Body. Non ce lo metto a controllare. Sarà un film con Patrick Swayze? Vabbè, allora... Ah, no, ora mi ricordo che cazzo è Body. Body è un film thailandese. Allora, non l'avresti mai detto. Di base la bomba. Ma è vero che ci sono gli occhi un po'... Tu se l'hai detto a leggere i nomi esotici. Allora, vediamo. Cazzo, questo però è complicato perché è tipo... Questo mentre lo dici devi prendere a calcio un altro. Un tronco di un altro. Più o meno. Pawin Purikitampania. Sicuramente hai fatto meglio di me. No, facciamo una figata, aspetta. Translate. Sentiamolo. Pawin Purikitampania. Pania. Aspetta, non urlare. Pawin Purikitampania. Pawin Purikitampania. Qua ci metto una base. Va bene, e questo è un fantastico regista. Insomma, ha fatto sto film. Non mi ricordo di che anno, però comunque questo è recente. Praticamente è un ragazzo che sogna dei fantasmi. E quindi anche il film horror thailandese. Poi, ultimo, ma non per importanza. Esatto, anche ultimo horror. Poi passiamo, facciamo la tranche di roba nerd. Ultimo è Don't Grow Up. Non crescere, lo so, siamo sempre lì, apocalissi, eccetera. Beh, ma d'altronde ci piacciono, a me piace. Non crescere o morirai. Don't Grow Up è un film francese diretto da Thierry Henry. No, scherzo. Da Thierry Poiraud. Poirot. Come cazzo? Thierry Poirot, secondo me. Facciamo di nuovo il test. Poirot.
Secondo me è Poirot. Thierry Poirot. Bravo. Va bene, allora sei assunto come a gratis, ovviamente, come Chiaramente. lettore di nomi difficili di registi. Vabbè, è un gruppo di adolescenti che sta praticamente in un istituto, non di detenzione, però tipo per ragazzi difficili, si sveglia e non trova più nessuno, non c'è più la guardia, non c'è più nessuno di quelli che li cura, quindi decidono di uscire, anche perché insomma hanno bisogno di mangiare tutto e scoprono un mondo apocalittico dove ci sono un bel po' di problemi. In più c'è anche questo fattore età che a quanto ho capito influisce, nel senso che se superi i 18 anni ti succederà qualcosa di Comunque, terribile. se leggi dietro anche soltanto la sinossi, sembra molto meglio di non crescere o morirai. Va bene, basta. Quindi, queste sono le uscite di. È tutta roba succulenta, specialmente Ma sì, ma. per gente, insomma, che non ha voglia di vedere i soliti film, ecco. Sicuramente non sono tutti dei capolavori, Beh, però cavolo. vanno anche contestualizzati, nel senso che Però, alcuni sono film indipendenti fatti magari con poche risorse. se vi Quali di piace il questi. cinema indipendente, però è tutta roba da guardare. Esatto. Comunque Nocturno 5 stelle, dato. Da un Reggio deve essere veramente figo. No, Stefano, sono le uscite di Midnight, un bel po' di horror indipendenti e anche film un pochino più di alto livello. Stiamo flexando! Quindi iscrivetevi al canale, aprite questo blog, poi apriamo una parentesi extraordinaria per parlare di due uscite nerd, che ogni tanto ci facciamo andare anche della roba per il sito di Nergasmo, per il canale di Nergasmo, però ovviamente i film nerd sono meno. E certo, quindi non è che gli facciamo Perché non un è facile unboxing. individuare un film nerd, come lo individui? Diciamo che secondo me nerd ci metterei dentro gli anime, i film Gli anime, la anime, la fantascienza, i fantascienza. fantasy, eccetera. Sì, che vuol dire comunque. Steampunk, Sì, insomma, cyberpunk, vedi. tutte quelle robe lì. Iniziamo dalla cosa più seria e poi andiamo sulla più ignorante che tu hai già visto. La più seria è Ah, questa, miseria. che è, oh, ma questo ragazzi, cioè, sembra un film che non gli dai 2 lire. Io gli darei di più, però non l'ho ancora visto, però ho Non visto il riesco a trailer. leggere niente. Prova, Ok. allora, The Shintian. Cinque. No, Ullala! ma Cazzo. ragazzi, c'è cioè uno dice, ma che cazzo Sembra è roba. No, sta? sembra grosso questo. Invece è una figata galattica. Ecco. Col titolo, io sono contrario al titolo. Non fatevi ingannare dal Non lo titolo, dico. dal titolo qua che è Il Trono di Spade incontra Braveheart. Perché comunque un nerd gli viene Un l'orticaria. pochino sì, Però cercate di capire anche il marketing. La gente deve far capire anche Certo, cioè devi aprire il anche a quello pubblico. che non sa un cazzo, cioè la terza elementare, deve capire più o meno che Che tipo di film. Io, bello per esempio, ho la quarta elementare. Questa è una figata, tienilo, leggi così ti documenti e io ti dico che In Shintian dubbio di praticamente Aris. che vedere col popolo sciita. A parte che il film, il titolo originale del film, ora ti dico come si chiama e Vai, non promette bene il titolo, vai. si chiama Skiff. Come schif? Ma sarà Un una acronimo? roba celtica, no? Sono venuto Come così da che il film dire. si chiama, il titolo originale su IMDb si chiama Skiff, speriamo che non faccia schifo. Vero. Comunque, secondo me non fa schifo perché ho visto il trailer e mi sono gasato di brutto. Ah, è Poi un vi film dico russo tra perché. le altre È un film cose. russo, è Ah. diretto da Rustan Mosafir. Dunque è russo? Quindi è Rustam Mosafir. Bravo, No, come sta così era un po' cercando? Ma arabo. vaffanculo. Del 2018, quindi recentissimo. Praticamente racconta la storia dei sciiti. Chi cazzo sono i sciiti? Sono una popolazione nomade iranica, insomma, di tutta quella parte sotto la Russia, no? Quella zona Ok. lì, che gli antichi greci, praticamente nati dall'unione di Eracle e Echidna. Praticamente Eracle, vabbè, l'eroe, uno dei tanti figli di Zeus, e Echidna invece è una donna che da qua in giù è un serpente, quindi è abbastanza horror Ah, questa cosa. non un ragno. No. E chi è il serpente? Ah, Sì. ok. Allora, appena ho letto questa roba, mi sono immaginato Eracle che si tromba col corpo di serpente. Veramente una schifezza incredibile. Praticamente mi ha ricordato Monster Musume, il manga erotico delle tipe che hanno tipo mezzo corpo da cioè da serpente, da ragno, da insetto. Insomma, una schifezza galattica. Comunque, c'è la Di recensione questo di Monster Monster Musume Musume. su Nergasmo. E praticamente sono. Vabbè, la leggenda dice che sono i figli di Eracle.
Echidna, però ovviamente te credere agli dei Però greci per credere queste interessante, cose. spenti. Vabbè, comunque sono degli zingari, quindi tutti quelli che votano Salvini cambiano canale. Quanti iscritti ho perso? Dipende, magari muoiono tutti. Sono contenti. Comunque, quindi sono un popolo nomade. E questa cosa del trono di spade e Braveheart è solo per far capire che ci sono le questioni di spada, insomma. Sì. Questioni di spada, azioni eroiche, O probabilmente probabilmente è un po' epico e un po' fantasy, è un no? po' epico Un perché c'è sicuramente un personaggio che ricorda William Wallace. Qua, guarda, poi metto tutti i trailer di tutti i film sotto il po'... video, così ve li Descrizione. sparate tutti uno dietro l'altro e poi vedete voi se comprarli, vedere. Va bene, adesso pezzo forte. Pa pa para pa 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 pa
robe di No, ma questo commozione, è. commozione totale. Questa è un'uscita che uno, No, ma che se non se la figata, è prende, matto. è un figlio di Che puttana. matto. Prima e seconda serie. Tutto. Ci sono anche i mondiali? No. Attenzione, I mondiali secondo me li faranno, eh? Prima che vanno i mondiali. Vedi, c'è il completo. torneo delle E mi elementari. prendeva di brutto. E poi quello del Cazzo, questa è una cosa super. inedita che non sapevo. Cioè, la prima serie è Eh? il torneo delle elementari e la seconda serie è il torneo delle medie. E quindi dici che mancano i mondiali, quelli dove incontra Roberto Baggio. Ma dunque, io mi ricordo che c'è una serie che vanno nei club, Ma secondo me uscirà, dai. che Olly va al Poi va nel Barcellona e Mark al Landers, Milan, no, la Juve, anche alla Juve. Juve. Fa anche la selezione, sai chi gliela E fa? nessuno va all'Inter. Nessuno va all'Inter. Ah, tra l'altro mi ricordo questa cosa benissimo. Va a fare la selezione, cioè il primo giorno che va a giocare alla Juve c'è Davids che gli fa tipo, Con gli occhialetti e tutto. sì, che fa lo sbruffone, gli dice adesso tu se vuoi andare alla Juve devi battermi, tipo una roba del genere. E questa cosa, Perché David è un po' un Mark Landers. giustamente, era il più sbruffone della Juve dell'epoca e Esatto. quindi. Quindi queste sono le uscite. Trovate il link in descrizione per comprare i link dei trailer. Quindi se il video unboxing vi è piaciuto, mettete like oppure mettete dislike, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Un saluto da Ox Reaper Ciao! e il Gonz, ci vediamo al prossimo video. Bella lì!